E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Dark Souls 3. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati, dopo aver scoperto anche l'abilità mistica di questa mazza, anzi di questo randello. Non confondiamo le armi, ricordiamoci i nomi. E qua possiamo proseguire avanti, però perderemmo roba, quindi per ora torniamo un pochettino dietro. Ah, davvero? Quindi dovrei per forza cadere là in maniera molto brutta e quasi sicuramente morire? Ma stiamo scherzando? Io non voglio morire. No, aspetta, ma potrei buttarmi anche di qua. E se mi buttassi di qua invece cosa farei? Scusate. Sembra essere questa la strada, diciamo, giusta. Che da qua in teoria. Aia. A parte che mi faccio male. Ma in teoria dovrei raggiungere. Esatto. Esatto. Perfetto. Stai attento a sinistra. Ma che cazzo c'ha? Ma... Che cazzo è sto schifo? Malo. Disgustoso. Tomo divino di Karim in Braille. Un tomo sacro di Karim scritto in Braille, contenente miracoli avanzati. Portalo a un cantastorie per apprendere i miracoli di Karim avanzati. Nella Via Bianca è tradizione ascoltare attentamente le parole dei ciechi. E i tomi in Braille non sono una rarità. E questo mi ricorda che la tizia cieca l'abbiamo salvata, ma non ci abbiamo più parlato dopo. Anello di Morn. Che cosa fa questo anello? Non lo so. Controlliamo. Potenzia i miracoli, quindi è inutile. Che bello. Cioè, che brutto, però, che bello. Dietro non c'è nient'altro? Sembrerebbe di no. Vabbè, risaliamo. Salve. Si trasformi pure. Ok, bravissimo. Madonna, ma per quanto continua l'urlo? Esatto! Questo è il falò che io pensavo di aver raggiunto prima, e invece lo stavo confondendo con quest'altro. Che comunque sono vicini, quindi ci sta, ci sta. Ma salve ragazzi, come va? Tutto bene? Nemico temibile più avanti. Quale dei due? Sicuramente non questo tizio particolarmente inquietante, no? Mi ha alitato in faccia o sbaglio? Scusate. È quello, è quello. Oh, hello. How do you do? I am Anri of Astora, unkindled like you. This is Horace, a friend and traveling companion. Lumacorno? No, non è Are lui. you too in search of the Lords of Cinder? We are well along the road of sacrifices. Below us is the Crucifixion Woods. Beyond the flooded woods lies Farren Keep, home of the Undead Legion. Further yet is the Cathedral of the Deep. We seek the cathedral, home of the grim Aldrich. We may go our separate ways now, but we are both seekers of lords. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. May the flames guide your way. Suoni molto inquietanti. Comunque sì, probabilmente ci rincontreremo. Oh yes, Horace. He's not very talkative. Abbiamo notato. But don't think ill of him. He's an upstanding, kind-hearted knight, a fine partner for this grueling journey. Without his help, I would have cursed this onerous duty long ago. Ma ne siamo sicuri sicuri? We are well along the road of sacrifices. Below us is beyond the flooded woods. We may go our step the next time. May the flame. Ok, a piccia piccia. E nel dubbio mi riposo pure. Oh sì, mi so pure quella delle viaschette. Aspetta, dietro non c'è qualcos'altro, scusate. Che io sono sospettoso, ogni tanto controllo. No, ok, avevamo già visto però, nel dubbio. So che la mia memoria fa schifo, quindi. Meglio non rischiare. Non trovi amico, quindi provo assalto. Perché? Io non voglio morire, vaffanculo. Eccoli, gli stuzzicadenti giganti. Ah, non li one shotto.
con l'attacco pesante, però in teoria sì. Esatto. E qua ce ne sono tanti, ma non abbastanza da battermi. Ok, come non detto, forse ce ne sono abbastanza per battermi. O forse no, magari avevo torto. Ciao. Boom. Eccone un altro. Boom. Oh sì. One shottare da una soddisfazione unica. Madonna, gli infarti. Scusate, vi spiace levarmi dal cazzo un pochettino? Ma che fai? Ma che fai? Ma che vuoi? Ma, scusa, potresti evitare di schivare i miei attacchi? Devo solo cercare di ucciderti, niente di che. Oh, che bello. Ora mi sono perso però. Raga, da dove siamo arrivati? Cazzo. Penso da qua, però non ne sono sicuro. Vediamo un po'. Sì, qua gente morta. Ok, eravamo scesi da là. Sì, sì, fin qua ricordo tutto. Ok, ok. Bevo. Oh. C'è anche Fufi. Boom e boom. Un frammento di titanite. Ci serviva in teoria, vero? Cioè, ben più di uno ce ne serve, però con altri 4 possiamo potenziare la mazza. E a quel punto diventerà anche un'arma paragonabile alla nostra mazza, anche se comunque leggermente inferiore. Che comunque ora fa comunque la sua porca figura. Però... oh no. Voi tutti subito dovete morire finché state lontani da me, perché non mi piacete per niente. Siete troppo minacciosi. Suoni inquietanti ovunque, raga. No, no, no. Qua gli incubi. Proprio a manetta. Un altro frammento. Godo. Come sempre, per evitare di perdersi, il trucco è cercare sempre di... Madò, che schifo! No, 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 no. Cazzo, purtroppo non posso nemmeno one-shottarli. Che sfiga. Vabbè, mi tocca. Anche se avrei preferito evitare. Madò, che schifo. Un altro frammento. Madò, raga, ma può essere che noi li troviamo tutti quanti? E magari anche un frammento grande, già che ci siamo? Ah, oh, può essere. Non ce n'è un altro qua dietro? Esatto, ciao. Boom, bitch. Mi sembra di aver sentito un canide. Addio. Scudo dei draghi gemelli. Potremmo usarlo, però non ci conviene in questo momento, perché sfanculeremo di brutto il nostro peso. Esatto, troppo pesante sto scudo. E poi comunque non protegge al 100%, quindi non ne varrebbe la pena. Anzi, controlliamo anche gli altri, che non si sa mai. No, non c'è nessuno che protegge al 100%. Solo quello che stiamo indossando in questo preciso istante. Ok, quindi, ricapitolando. Zona destra, non ci sta niente. Cioè, ci sta roba, però dove si attraversa l'acqua, quindi no. 100 è per ultimo. A sinistra invece la parte tutta a sinistra l'ho controllata e c'è un sacco di insetti brutti. Qua al 100 più o meno pure sì. Non sembra esserci altro qua. Cioè, non sembra, poi magari mi sbaglio però. E ci sta un bel po' di roba ancora da vedere però. Perché miseria. Sta un casino proprio. Oh mio Dio, mi sto perdendo di brutto. E quella scritta è molto minacciosa. Addio. Boom. Una picca. Ma la loro arma non è mai nella vita una picca, che cazzo dite? Una lancia dal manico particolarmente lungo, ideale per gli affondi a distanza.
La sua portata non arriva lì tra le armi da mischia, ma la rende molto scomoda in alcune situazioni. Eh sì. Basta uno scudo e già diventa inutile. Evoca il fantasma. Ma col cazzo, perché sicuramente sarà un fantasma PvP e dobbiamo combattere. No, non voglio. Voglio sopravvivere. Abbiate pietà della mia anima. Anzi, prima fai il backstab. Boom! Cioè, fa quasi più danno d'attacco pesante, ma vabbè, dettagli. Come backstab mi aspettavo minimo 400 di danno. Ok, ci siamo, ci siamo. Ho visto benissimo l'apertura, ragazzi, la ignoro per ora. Voglio esplorare bene la parte qua intorno. E qua i granchietti ci stanno, ma dai granchietti. Oh, cazzo, l'ho aggrato. Però, forse... No, 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 lasciami, lasciami. Ok, questo è quello che volevo fare. Sta a bloccare. E più o meno ci riesco. Vado. Poi non so se ha aiutato a farmi scappare prima dalla presa, ma nel dubbio ho spammato L1 e R1, perché nel primo Souls era quello il trucchetto. Forse qua funziona uguale, forse no, però nel dubbio ci ho provato. Ok, no. Tu col cazzo che ti alzi. Resta giù. Madonna. Terrificanti. Una brace. Mi piace, mi piace. Apprezzo. Là dove eravamo prima, credo. Se ci sta un cadavere, anche se non so bene di cosa. Forse di un cane. Scheggia di Estus. Sì. Che da quello che so poi in teoria, il massimo che puoi ottenere nel terzo capitolo della saga sono 15. Poi magari mi ricordo male, però penso fossero 15. Quindi siamo già a metà del lavoro più o meno. Vabbè, torniamo indietro, giusto per poter fare tutti i granchietti fin dall'inizio. Che qua non è che puoi fare le cose a cazzo di cane, devi fare le cose in maniera prudente e attenta, perché... Poi avete visto, sì, il granchietto l'hai ucciso prima, è scarso e debole, sì. Il granchietto. Quello piccolo. Non ci sono solo quelli piccoli. Eccolo! Vado. È su, che c'è? Ti sfido a duello. Oh cazzo, no, ho cambiato idea, ho cambiato idea. Ho cambiato idea. Ho cambiato idea di brutto. Ok, si può fare, si può fare. Posso fare un... No, non potevo fare il riposto. O forse potevo, non l'ho fatto in tempo, però. Anello della grande palude. Vabbè, i nemici sono tutti lontani, quindi posso leggerlo, credo. Cosa fa? Aumenterà la piromanzia? Esatto. Si dice che questo anello sia stato ricavato dall'osso di una salamandra del fuoco, dei piromanti maledetti che vivono nella grande palude. Potenzia le piromanzie. Le salamandre sono considerate gli discendenti dei demoni, nati dalla fiamma del caos, dalla quale ebbe origine l'arte della piromanzia. E ora come ora mi sto rendendo conto che gli altri anelli non li abbiamo letti. Vabbè, li leggiamo tutti quanti un po' alla volta, raga. Per ora pensiamo ad ammazzare altre robe. Invasione, attenzione. Via c'è, via c'è. Sir Mango? Oh cazzo, è Sir Mango. Può essere che è una persona vera e non un NPC. Ok. O forse no. E basta! Hai creato il cazzo! Poi provo a usare anche il veleno, l'infame! Ma... questo Phantom Range? Scusa! Ma porca puttana, sei un cheater!
Niente, lui cheat il sistema. E niente, sono morto. Perché il bastardo è rotto in culo. Ma dai, non si può curare. È cheatare questo. Come osi, tu, vile vigliacco, abusare di veleno e buff in un 1v1. Schifoso. Ora, con tanta calma, riprendiamo tutto. Prima di tutto ammazziamo tutti quanti di nuovo. Comunque, oh, sua anime. Cazzo! Sopravvissuto. Oh oh. Ok, sto perdendo molte più fiaschette del dovuto, però... Comunque, con calma, ce li facciamo. Cazzo, non t'ho visto proprio, compa. Eh sì, c'è un motivo se non mi curo. Ovvero che voglio morire. No, non è quello. Bello. Avere danni a OE è comunque molto figo. Ah, ecco qua. Oh, sì. E one shotare ancora più bello. Vado, io non vedo l'ora di dover uno scudo vero, uno che mi fa fare il parry. Datemi il parry, vi prego! Perché non posso averlo? Cioè sì, c'ho alcuni scudi che me lo fanno fare, ok. Ma sono scudi di merda, non posso utilizzarli. Quindi, purtroppo, nada. Uno, due. E vabbè, utilizziamo la nostra brace. Rischieremo un'invasione, lo so, però... Non voglio perdermi le invasioni degli NPC. Almeno quelle vorrei farle. Che ci sta della lore. E qui droppano pure robe interessanti. Ok. Venga, granchietto, venga, venga, qua, qua. Da bravo. Muori male. Ce n'è un altro anche di qua. Madonna, ma quanti ce ne sono di quelli grandi? Scusate. Ah no, due, ok. Ci ha visto, ci ha visto. Via c'è, via c'è, via c'è. Al pelo. Oddio. Madonna, no, mi ha interrotto l'attacco. Ma certo che io sono coglione. Che la prima volta mi ha interrotto l'attacco. La seconda volta io l'ho fatto di nuovo a caso. Anche se sapevo che sarebbe andata a finire molto male. Questi comunque non droppano niente. Un vero peccato. Manco quelli grossi. C'è un altro. Esatto. Hazel, via qua. No, speravo di fare la cosa figa. Yeah! No. Piace, piace. Su. Menga. Ah, ti vuoi curare? Ora spammo io però, se permetti, Troppa, troppa, sì! La picca di Heisel e la corona di Xanthous, che leggeremo dopo, che sennò qua ci invado una manetta e ci sono un sacco di nemici pericolosi. Tipo lui. Due attacchi e lo stun. No, uno e due. Sì, ripost. Muori. Madonna, con quanta violenza. Oh sì. Quanto cazzo mi mancava la violenza di queste armi ultra pesanti. Scudo ondulato. Potrei cambiarlo. Che è più leggero. Subisce più danni fisici. Però comunque c'è l'effetto classico, raga. Lo stemma è pervaso da una debole magia che accelera leggermente il recupero dell'energia. E comunque è un vecchio scudo di metallo di origini sconosciute, quindi figo. E ci abbiamo il parry. Sì. Ora devo cercare di capire come si fa il parry, però. Che i tempismi qua non ce li ho ancora. Ma proprio per niente. Non so nemmeno cosa sono i tempismi. Cerchiamo di tornare
qua. Ok, in teoria qua avevamo preso quasi tutto. Ciao. Uno e due. Oggetto là che non avevamo preso l'ultima volta. Bravo Fufi, ora muori. Quello è vivo? Sì, è vivo. Attenzione. E anche questo. Beh, non più. Vabbè, prendiamolo questo oggettuccio su. Anima morente. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Attacca! Boom, di potenza. Lo stesso simbolo di evocazione di prima. Sempre più minaccioso ogni secondo che passa. E ora potremo andare là e combattere contro una bestia. Però lo faremo in un prossimo episodio. Per oggi ci fermiamo qua, leggendo pure qualcos'altro già che ci siamo, dai. Qua abbiamo letto tutto, tranne il muschio rosso sangue. Muschio rosso usato contro i parassiti? Madonna che schifo. Riduce il sanguinamento. Il sanguinamento aumenta subendo attacchi da parte di lame affilate o armi chiodate e può causare gravi danni. Usa questo muschio prima di raggiungere livelli critici. Minchia. Poi abbiamo trovato di nuovo che ci sta. Ah, le varie armi, ok. Leggiamo i pugnali doppi da brigante. Questi pugnali, usati in coppia, sono le armi preferite dai briganti di una terra lontana. È possibile impugnarne uno per mano e sorprende i nemici con attacchi provenienti da entrambi i lati. E l'abilità è la schivata. Ah, il forcone, il leggendario forcone. Questo forcone a quattro punte, la cui forma ricorda un pugno, è utilizzato come attrezzo da lavoro nell'insediamento di non morti. Nonostante non sia pensato per il combattimento, le punte filate lo rendono molto pericoloso. Certo, non è tutto sto granché, però comunque 105 di danni. Buttali via, lascia fa. Fa causa più danni base della mannaia. Alabarda rossa. Un'arma a manico lungo, derivata da un incrocio tra ascia e lancia. Le alabarde rosse sono tipiche dei chierici. Si tratta di un'arma versatile, utilizzabile come lancia o come ascia, ed è efficace contro i gruppi nemici. La lucerne. Un'arma dalla lunga asta con una punta affilata. Il lucerne, quindi non è una la, è il. Il lucerne viene utilizzato come un martello, o sfruttando gli attacchi laterali per superare la guardia di uno scudo. I colpi di questa falce, utilizzata solitamente per il raccolto delle messi, sono ideali per superare gli scudi. La lama, ricurva e mortalmente affilata, ispira il terrore dei nemici. Che si tratti del loro istinto di sopravvivenza? Aspetta, abilità decapitazione. Figata! Una frusta di cuoio non pensata per il combattimento. È ideale contro la pelle nuda, ma perde di efficacia contro armature o scaglie. E leggiamo anche i cestus, dai. Un'arma per i pugni, composta da strisce di cuoio rinforzate da cunei di ferro. Impugna i cestus con due mani, per utilizzarne uno per mano. Esatto, questo è come i pugnali da brigante di prima. Vabbè, raga, per oggi ci fermiamo qua. E se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. E ricordatevi di iscrivervi, e noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!